Secondo KO consecutivo, ecco, la prima partita non l'avevi giocata contro il Foggia, oggi invece sei ritornato titolare, fascia di capitano. Come hai visto la squadra dal campo oggi? Ecco, cosa non ha funzionato rispetto alla sfida con il Foggia? Ma guarda, non posso dire che la squadra l'ho vista male, insomma, però venire qui e dire ho visto bene e abbiamo perso 3-0 suona strano, no? Quindi boh, veramente non so come giustificare un passivo così pesante. È sicuramente fastidioso andare alla sosta dopo due KO così, anche se effettivamente suona strano, due prestazioni buone da parte della squadra, perché anche secondo me oggi non è stata una cattiva prova, abbiamo patito magari i primi minuti, però poi siamo venuti fuori, abbiamo provato a giocare, abbiamo preso un gol evitabile. Però abbiamo provato a giocare, in 10 abbiamo reagito bene, abbiamo avuto delle occasioni, senza concedere a loro fino poi al 2-0, che il 2-0 ha chiuso la partita, però c'è stato grande corsa, grande sacrificio, grande voglia da parte dei ragazzi, quindi queste sono le cose che ci portiamo dietro e che ci teniamo stretti, perché dobbiamo tenerci stretti. Sicuramente c'è da mettere dentro qualcosa dal punto di vista mentale, caratteriale, di attenzione, perché perdere 3-0, due partite di fila così, guarda, veramente, fa veramente male. Ecco, nel primo tempo la Salernitana un po' imbrigliata forse nel gioco del Palermo, non riusciva a sfruttare le corsie esterne, cosa che invece paradossalmente è successa quando siete andati in inferiorità numerica. Sì, guarda, io dico la verità, ci sta che vieni in casa della prima in classifica, i primi minuti soffri un attimo il loro gioco, il loro palleggio, senza che però abbiano creato grosse occasioni, quindi lo accetto questo, lo accetto, non è questo che mi suona strano. E mi piace il fatto che in 10 abbiamo reagito, sicuramente abbiamo preso un gol evitabile e ci fa male questi gol evitabili, e poi alla fine dopo il 2-0 siamo crollati, ma siamo rimasti più in 10, poi in 9, quindi nel senso era anche fisiologico un calo così. Guarda, il nervosismo che ho è proprio prettamente per i risultati. Questo è quello con il Foggia, sono due risultati veramente pesanti, pesanti, perché 3-0 è brutto e andare così alla sosta fa fastidio, dà fastidio veramente. Ecco, la sosta però magari arriva in un momento, come dicevi tu, difficile, che può darvi proprio questa sosta la possibilità quantomeno di ricompattarvi, di ragionare anche su quelli che possono essere gli errori, come dicevi tu, per esempio il gol evitabile, il primo gol dove vi siete fermati cercando un fallo, comunque cercando che l'avversario mettesse il pallone fuori, cosa che invece poi non è arrivata. Sì, guarda, sì, probabilmente hai ragione, il fatto che ci si fermi un attimo, ci si mette un attimo lì, si respira un po', si fa un po' di quadrato, vedere un attimo cosa non va, cosa va, e si riparte con la testa libera, forse probabilmente è la cosa migliore dopo due risultati brutti così. Credo che giocare tra una settimana dopo due passivi 2-0 sarebbe tosta, quindi magari un po' di pausa, un po' di mente sgombra potrebbe fare bene. Ormai i playoff sono un po' lontani, siete dall'altro lato della classifica, affronterete questo girone di ritorno sicuramente con quella cattiveria che forse nelle ultime partite, come dicevi tu, non si è vista come invece era capitato in precedenza. Ma guarda, la classifica non l'ho mai guardata, l'anno scorso abbiamo girato 24 punti, sembrava un campionato proprio anonimo da lottare con i playout. Le ultime giornate quasi sognavamo i playoff, quindi veramente la B è clamorosa, devi ingranare e dare continuità, questo è il segreto, non è un segreto che svelo certo io, però se riesci a dare un po' di continuità di risultati ti trovi su in un baleno e credo che veramente questa squadra possa trovarla una continuità vera, una continuità vera soprattutto in casa. Guarda, una cosa che mi ha dato fastidio contro il Foggia è che non avevamo mai perso in casa, arrivare a prendere 3 gol e poi altri 3 stasera. È proprio questa la continuità che dobbiamo cercare di dare. Se riusciamo sarebbe veramente un salto di qualità importantissimo. Una continuità che potrebbe arrivare anche da qualche innesto del mercato di gennaio, secondo te, anche se comunque la rosa è abbastanza folta.
Rosa è competitiva, siamo una squadra forte, dai, con nomi di categoria che hanno curriculum, hanno presenze. Io non credo ci sia bisogno di granché nella nostra squadra, credo che ci sia solo la capacità di trovare la capacità di mettere dentro quel qualcosa a livello di attenzione, di carattere che ci fa fare un salto di qualità. Davvero siamo una squadra forte, siamo una squadra competitiva, credo che la strada è lunga ma possiamo veramente arrivare a risultati importanti. Grazie, buon anno. Grazie.